Salve a tutti, sono Giovanna Salvucci e oggi, 25 aprile, festa della liberazione, vi porto il saluto della sezione Ampi di Urbisaglia che ho l'onore di presiedere. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia nasce a seguito della liberazione negli anni 1944-45. Fanno parte dell'Ampi tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta alla guerra partigiana contro il nazifascismo per la liberazione d'Italia e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e si sono impegnati alla costruzione della nostra democrazia. Oltre a quelli che hanno vissuto direttamente la lotta partigiana, l'Ampi accoglie coloro che intendono contribuire in qualità di antifascisti a tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori della Resistenza, che vogliono concorrere alla piena attuazione della Costituzione italiana, frutto della guerra di liberazione, e vogliono battersi affinché i principi della guerra di liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni, perché la memoria non è solo un ricordo, ma è uno strumento per migliorare il nostro presente e il futuro. È proprio pensando ai giovani che l'Ampi di Urbisaglia organizza ogni 2 giugno, insieme al Comune di Urbisaglia, la cerimonia di consegna della Costituzione italiana ai 18enni di Urbisaglia, perché nella Costituzione ci sono scritti i doveri e i diritti fondamentali al rispetto dei quali ogni cittadino deve sentirsi impegnato. E alla base della nostra Costituzione ci sono i valori della Resistenza e dell'antifascismo. E se noi oggi abbiamo quella Costituzione, lo dobbiamo ai partigiani e alle partigiane che combatterono, si sacrificarono e persero la vita in nome di quegli ideali. E lo dobbiamo anche alle popolazioni civili che, nonostante i pericoli e la violenza dei nazifascisti, sostennero la lotta partigiana. Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia è rinata dopo l'oppressione nazifascista. È la data simbolo che ha fondato l'Italia repubblicana e democratica. Il 25 aprile è la nostra festa nazionale. Quest'anno, nel 75° anniversario di questa data fondamentale per la nostra storia democratica, il direttivo dell'Ampi di Urbisaglia ha deciso di intitolare la propria sezione alla memoria di un nostro concittadino che il 20 giugno del 1944 entrò da liberatore ad Urbisaglia a capo della sua banda di partigiani. Si tratta di Augusto Pantanetti, partigiano medaglia d'onore al valor militare. Augusto Pantanetti era nato ad Urbisaglia il 13 novembre 1915, figlio di Augusto e Anita Beccastrini. Augusto non conobbe mai suo padre, ucciso in guerra soltanto 3 mesi prima della sua nascita. Augusto trascorse la sua infanzia ad Urbisaglia, dove frequentò la scuola elementare. Poi si trasferì a Macerata, continuando gli studi presso il Regio Istituto Tecnico Commerciale Alberico Gentili. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, proprio come suo padre, Augusto dovette partire come sottotenente di fanteria per l'Albania. Rientrò in Italia nel 1941, per poi ripartire per la Grecia nel 1942 con il grado di tenente. Ritornò in licenza straordinaria di 1 mese nel luglio del 1943 per la morte di sua madre, ma non arrivò in tempo per il suo funerale. Tornato a Macerata dopo l'8 settembre, si ritirò ufficiale e, come tanti altri graduati, dovette prendere una decisione, dovette fare una scelta. E fece la scelta più giusta e coraggiosa. Si ritirò a monastero, sui monti che sovrastano Cessa Palombo, e insieme a tanti altri uomini che si aggregarono a lui, formò il gruppo partigiano denominato Banda Nicolò. Augusto Pantanetti aveva 28 anni e venne eletto comandante dalla banda con votazione democratica. Il nome Nicolò era il suo nome di battaglia. A monastero, Augusto Pantanetti incontrò Ruth Warski, sua futura moglie. Ruth era un'ebrea polacca, scappata in Italia con la famiglia dopo l'emanazione delle leggi razziali.
Mentre erano rifugiati a Milano, suo padre, Hermann Varski, venne arrestato e internato nel campo di concentramento di Urbisaglia, poi trasferito a San Ginesio. Dopo l'8 settembre del 43, la famiglia riuscì a riunirsi tutta a San Ginesio, ma già a fine novembre decisero di scappare in montagna per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi e alla deportazione. Il 1 dicembre la famiglia Varski raggiunse a piedi i partigiani di Monastero. Augusto Pantanetti li fece accomodare in una casa e li interrogò a lungo per paura che fossero spie, tanto più che il loro italiano era ancora molto incerto. La loro fortuna fu che Augusto Pantanetti aveva combattuto a fianco dei tedeschi in Albania e in Grecia e sapeva perfettamente di che cosa fossero capaci. Perciò comprese la situazione e diede ospitalità alla famiglia Varski. Gli uomini li sistemò insieme agli altri della banda, mentre Ruth venne alloggiata nei locali della scuola. Ruth rimase con Augusto per tutta la vita. Tra il marzo e l'aprile del 1944, mentre la linea del fronte si avvicinava alle Marche, i tedeschi e i fascisti aumentarono la pressione sulle bande partigiane e l'attività della banda Niccolò si fece sempre più intensa. Sentiamo adesso le parole di Augusto Pantanetti, intervistato dalla sede regionale della RAI nel 1974. Comandante Pantanetti, il gruppo Niccolò fu un importante punto di riferimento logistico e organizzativo per molti altri che operarono nell'Alto Maceratese. Ecco, quali caratteristiche presentò e quale ruolo svolse effettivamente la lotta armata in questo settore? Sì, dobbiamo dire intanto che la nostra lotta ebbe, secondo il mio punto di vista, delle caratteristiche piuttosto diverse da quella sviluppatasi successivamente nel nord. Intanto noi dobbiamo ricordare che il fronte in quel momento, il fronte bellico vero e proprio, era tra il Molise e la Campania, cioè una linea che va da Termoli a Monte Cassino, Anzio, eccetera. Quindi gli sviluppi delle azioni tedesche su questo fronte avevano bisogno di sovvenzionamento, di vettovagliamento, di tutto quello che in sintesi è necessario per sviluppare una guerra, e naturalmente per il trasporto di questi mezzi, di questi vettovagliamenti, che siano stati per armi o per l'individuo, era necessario passare sulle nostre strade. Quindi il nostro compito che ci venne affidato dagli anglo-americani, dagli alleati in sintesi, era quello di attaccare lungo le strade possibilmente il maggior numero di nazifascisti che le attraversavano. Attività di disturbo, esatto. Non è difficile inquadrare i limiti di quello che non abbiamo potuto fare, perché dicevo prima che noi ci trovavamo di fronte ad un corpo tedesco, ad un gruppo di divisioni tedesche che attraversavano il territorio, che erano preparatissime a fare la guerra. Noi invece purtroppo ci trovammo così all'inizio, inesperti, l'inesperienza nostra è stata totale. Anche perché si trattava di un tipo di guerra molto diverso. Certo, dalla guerra vera. Sì, noi ci trovammo insabbiati in un certo senso, oltretutto perché chi comandava non era preparato a questa tattica di guerra che si chiama guerriglia in sintesi, no? E quindi gli spropositi venivano fatti con facilità. E d'altro canto, come dicevo, la forza dell'antagonista era così sproporzionata che noi non potevamo fare più di quello che in sintesi abbiamo fatto. Insomma, i nostri limiti erano veramente terra-terra. Nonostante le grandissime difficoltà, la potenza di fuoco dei tedeschi e le delazioni, furono molte le azioni portate a termine dalla banda, descritte dettagliatamente da Augusto Pantanetti nel suo libro Il gruppo Bande Niccolò e la liberazione di Macerata, che potrete trovare nel sito dell'Ampi di Urbisaglia.
A giugno gli alleati attaccarono la linea Machtig lungo il fiume Chienti. Il Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata, il 16 giugno, inviò al comando del gruppo Banne Nicolò l'ordine di puntare su Macerata. La mattina del 20 giugno 1944, i partigiani del gruppo Nicolò si portarono con i gruppi di punta a San Ginesio, poi a Ripe San Ginesio. Alle 14 erano a Colmurano e alle 16 ad Urbisaglia, dove furono accolti con festeggiamenti, fiori e gesti di simpatia. La sera dello stesso giorno i partigiani del gruppo Banne Nicolò vennero raggiunti dalle avanguardie del Corpo Italiano di Liberazione, appartenenti alla Nembo, e trovarono sistemazione presso l'asilo Giannelli, che per alcuni giorni divenne la loro base. Dal 20 al 29 giugno il gruppo si trovò infatti a dover evitare l'accerchiamento nemico che ancora presidiava Tolentino e che aveva attestato la propria linea di difesa lungo il fiume Chienti. Nel rincorrere i tedeschi in ritirata, il gruppo dovette disinfestare tutta la strada statale 78 Picena fino alla Badia di Fiastra. I ponti vennero sminati dal concittadino Gaetano Mari e dall'inglese Eric Cooper. Nella zona Chienti, lungo la cosiddetta salita di Patò, vennero catturati dai tedeschi i fratelli Ubaldo e Virgilio Bartolazzi, perché ritenuti partigiani. I fratelli Bartolazzi vennero barbaramente fucilati a Villa Morico di Pollenza, insieme a Federico Tesei. Uno scempio che non ha scusanti, perché i ragazzi non avevano armi. Tra le avanguardie del secondo corpo d'armata polacca e la divisione della Nembo da una parte e i partigiani dall'altra, si aprì una gara per raggiungere per primi Macerata. Solo il 30 giugno il comandante Augusto Pantanetti ed i suoi uomini riuscirono ad arrivare a Macerata e a far sventolare la bandiera della Banda Nicolò sul monumento ai caduti. Ma l'attività di Augusto Pantanetti non si fermò dopo la liberazione di Macerata. Nel febbraio del 1945 si arruolò volontario per continuare la lotta di liberazione. Venne congedato il 12 giugno 1945. Nel dopoguerra Augusto Pantanetti ha ricoperto la carica di assessore al comune di Macerata fino al 1951. Augusto Pantanetti si è spento a Macerata il 13 marzo 1999. La sua città natale, Urbisaglia, rimase sempre viva nella sua memoria e la visita di amici era un pretesto per portarli ad ammirare la vallata del Fiastra e la sua cara Urbisaglia. Oggi, in questo 25 aprile 2020, così diverso e così tragico, e in cui l'Italia ha bisogno di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione, noi vogliamo intitolare la sezione Ampi di Urbisaglia proprio ad Augusto Pantanetti. Questo è il labaro che abbiamo fatto preparare per l'occasione e che avremmo voluto mostrare alla città riunita per festeggiare il 25 aprile. Per ora ve lo mostriamo solo in video, ma ci auguriamo che presto lo potremo portare con orgoglio a tutte quelle manifestazioni in cui l'Ampi sarà presente come presidio di libertà e democrazia. Buon 25 aprile a tutti!